Ministro, non ha dubbi il ministro Poletti, e non potrebbe essere altrimenti, sul Job Act, una buona legge che va valutata nel tempo per i risultati che produrrà. Durante l'incontro con la stampa al Pesce Azzurro di Fano, prima di pranzare e di ritorno da Pesaro, dove aveva partecipato ad un convegno sul rapporto scuola-mondo del lavoro, rivolto ai giovani quindi, soggetti privilegiati del Job Day, creati e voluti dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali nell'ambito delle nuove politiche per il lavoro e come programma giovani per promuovere l'incontro di domanda e offerta. La cosa è molto chiara, nel senso che noi abbiamo bisogno di allargare l'apparato produttivo di questo paese. I posti di lavoro li fanno le aziende che crescono, non ci sono, almeno noi non abbiamo trovato altre ricette. Quindi bisogna fare le politiche per la crescita, tema industria 4.0, l'innovazione, il turismo, insomma tutte le cose che sappiamo per far crescere le opportunità di lavoro, e dall'altra parte migliorare gli strumenti che aiutano le persone a trovare lavoro. Dall'altra parte abbiamo discusso di alternanza scuola-lavoro e quindi di giovani che negli ultimi anni delle classi delle scuole superiori hanno l'opportunità, anzi l'obbligo adesso, di fare da 200 a 400 ore di esperienza dentro l'impresa. Non è mancato un riferimento all'economia derivante dalla pesca, visto anche il luogo in cui il ministro ha fatto tappa. Per noi è uno di quei componenti specifici dell'economia, della gastronomia, del territorio. Io credo che sia un valore, una ricchezza mantenere in essere queste attività, oltre al dato specificamente economico del fatto che pesco n chili o quintali di pesce, ma sono un pezzo del nostro panorama, sono un pezzo della nostra storia, sono un pezzo della nostra cultura. Una stoccata poi in chiusura, il ministro l'ha tirata anche al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero, e dove l'erba del vicino sembra sempre più verde, una fuga che poi tanto fuga non è, visti i soggetti che vanno via, magari di loro non se ne sentirebbe neanche la mancanza, parere di ministro naturalmente. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi.